Bentornati a tutti oppure benvenuti se siete appena arrivati nel mio canale. Questo è un tutorial non sulla fotografia, ma bensì su After Effects, perché certa gente mi ha detto: ma che cazzo ci metti a fare l'icona di After Effects nella tua sigla se poi non fai tutorial? Giustamente, ha ragione, quindi è qua il primo tutorial. Allora, questo è stato fatto solo per un discorso che mi piace questo programma. La fotografia l'ho studiata, continuo a studiarla, faccio corsi e continuo a studiare, è una cosa. Invece After Effects è stato dato proprio dal fatto che mi piace, mi è piaciuto subito, ho voluto impararlo, quindi i miei tutorial sono fatti per quelle persone che come me all'inizio volevano imparare questo programma, ma non se la sentivano, visto l'interfaccia un po' così espansa e poco capibile, però è poco capibile da chi non ci ha messo mica le mani. Io all'inizio vedevo queste gran cose fatte con After Effects, mi sono piaciute subito e ho voluto imparare a fare qualcosa. Più che altro questi tutorial sono pensati per chi come me appunto all'inizio vuole cercare qualcosa per fare subito, cioè, nel senso, io voglio, non voglio star qua a capire perché, per cosa, per come, ma io voglio capire che comandi dare, che bottoni premere, eccetera, eccetera. Quindi in italiano ho trovato gran poco, o meglio, forse troppo complicati per l'inizio, oppure non trovavo l'effetto che volevo fare. Quindi questo è il primo tutorial, vediamo un po' come va. È un tutorial sull'effetto stroke, che infatti vedete sottofondo cosa sarebbe questo effetto che sto dicendo. È praticamente una scritta, un logo o quello che volete, che va a animarsi tramite delle particelle di luce. Mi fanno questo gioco molto carino. E questo è stato il mio primo vero e proprio progetto su After Effects. E questo, per dire, l'ho trovato in inglese. Tanta gente non si vuole studiare i tutorial perché sono sbagliate, guardateli comunque perché i comandi si capiscono benissimo. Quindi bando alle ciance, partiamo subito con questo progetto e andiamo a vedere come si realizza questo effetto. Allora, partiamo subito, nuova composizione, lasciate pure il nome che volete, io tengo 1920x1080, comunque voi potete fare anche 1280x720, non c'è nessun problema. Frequenza fotogrammi secondo 30 fotogrammi, durata 10 secondi, per questa va benissimo 10 secondi. Andiamo ok e creiamo la nostra nuova composizione. Questa nuova composizione facciamo subito il nostro testo, andiamo a scriverci dentro stroke o quello che volete, eh. Adesso scrivo stroke per fare il tutorial. Ho scelto questo font qua perché non ha stacchi dentro la O, dentro la R, come pure potrebbe essere l'aria e quella roba lì, quindi viene fuori una linea unica che crea la lettera, mi pare abbastanza carino. Lo portiamo tramite trasformazione, posizione, lo portiamo verso il centro. Questa è solo una pipa mentale, quindi non è assolutamente obbligatorio, però mi piace farlo. Eccolo qua. Una volta data la posizione, dobbiamo creare delle maschere. Allora, le maschere di solito si fanno con strumento penna, però sta lì a fare con lo strumento penna tutta la maschera di tutte le lettere è una cosa infinita, quindi meglio che andiamo a usare un comando già predefinito, che sarebbe livello, anzi selezionate quello che volete, il livello che vi interessa, livello traccia automatica. Questo è un gran strumento perché hop, adesso vi tira fuori tutte le maschere già fatte, eccole qua, ve le trovate dentro la tendina sotto maschere. Queste sono tutte le maschere che ha creato. Bene, lasciate stare per un momento, facciamo un nuovo luce, dopo vi spiego perché. Un'altra cosa che vi spiego dopo, però che adesso è importante, è scrivere questa luce come emitter. Non mettete luce o altre varie, no, deve essere proprio emitter. E tipo luce punto, non riflettore punto, ok? Andiamo ok.
Ecco, è stata fatta la nostra, il nostro punto luce. Selezioniamo il nostro punto luce, premiamo P per attivare la posizione. Allora apriamo il nostro pannello di maschere, apriamo la nostra maschera, la prima maschera, selezioniamo il tracciato maschera, CTRL C, andiamo su posizione, CTRL V. Ecco fatto, il nostro primo punto luce è stato aggiunto, come vedete si muove sul tracciato della cappa in questo momento. Prendiamo l'ultimo fotogramma, ce lo spostiamo a circa 7 secondi, giusto per dargli quell'effetto un po' più di costruzione. Fatta la prima, CTRL D per duplicare il livello, ripremete P, togliete i keyframe. Io per comodità lascio la maschera che ho già fatto, la lascio aperta, così so quelle che ho già fatto. Riprendo la seconda, CTRL C, CTRL D, ne sposto sempre circa su 100 secondi, CTRL D mi copio il livello, P di posizione, togliere il CTRL frame, CTRL C, CTRL V. Che altro è solo una rottura di scatole, perché è una cosa proprio meccanica che dovete fare, un po' perché dove voglio io. Uno, due, CTRL D, posizione, togliamo il frame, beh, abbiamo finito. C, CTRL D, portiamo sempre a 7 secondi, cosa fastidia, CTRL D, P di posizione, P di pallino, ecco le ultime due, CTRL C, CTRL D. Bene, siamo arrivati all'ultima, qui di posizione, togliamo keyframe, apriamo il nostro cerco maschera, CTRL C e CTRL D. Ecco qua, abbiamo messo tutti i nostri emitter con i loro tracciati. Possiamo chiudere tutti gli emitter che adesso non ci interessano più. Dopo, nuovo, tinta unita, e andiamo a utilizzare il primo dei due plugin che ci servono, che è il plugin del Drop Code. Il costruttore dovrebbe essere Serra Giant, non vorrei dire una cavolata. Allora qua mettiamo, anzi no, non è Drop Code, lo mettiamo Particular, che è il nome del plugin che andiamo a utilizzare. Particular. Visto che fa tinta unita, viene fuori guardatore qua. Andiamo su effetti predefiniti, cerchiamo Drop Code e il particular, basta solo trascinarlo sul nostro livello e abbiamo già abilitato il nostro effetto. L'effetto particular è che lui praticamente crea delle particelle che volano nel giro del cosmo, quelle qua vedete che saltano fuori. Noi non vogliamo tutta quella robazza lì. Allora vediamo cosa dobbiamo fare. Allora andiamo su il nostro controllo degli effetti, emitter, particelle ne mettiamo 500, emitter type, questo è importante, invece di lasciare questo qua mettiamo light o lights, appunto perché ne abbiamo più di uno di emitters. Eccolo qua, papam, guarda il casino che viene fuori di particelle. Ora, onde evitare tutto questo casino, andiamo a settare la velocità a 0, il random della velocità a 0, la distribuzione della velocità a 0, motion a 0, l'emitter, praticamente quanto è grosso l'emitter in x, y e z lo mettiamo a 0. No. Eccolo qua. Nascondiamo
il nostro, la nostra maschera e il nostro titolo, per adesso che non ci interessa. Vediamo che già qualcosa abbiamo fatto, ok? Solo che non è neanche ancora al top. Allora, intanto sul position subframe invece di linear mettiamo 10 per linear, così segue un po' meglio la nostra maschera. E con il discorso emitter siamo a posto. Invece andiamo su particle, e praticamente sarebbe, adesso vado a definire proprio quelle che sono dentro, ok? Adesso sto qua a spiegarvi cosa cavolo sono. In life sarebbe la vita di queste particelle, mettiamo un secondo e mezzo. Quanto sono grandi? Mettiamo 2, che vogliamo una roba un po' più finina. Ecco che già è meglio, però non abbiamo neanche ancora quell'effetto di fade out. Quindi opacity over life, scusate magari il mio inglese che fa un po' schifo, comunque opacity over life. Vedete, start da end, l'opacità è sempre piena. Invece andiamo a cliccare sui preset, andiamo a dare questa scaletta qua. Cosa succede? Che vedete che verso la fine della vita cominciano a diventare trasparenti, dandoci questo effetto molto più gradevole. Un anteprima ramo, vediamo cosa succede. Comincia a crearsi il nostro effetto, ok? Allora, con questo noi abbiamo finito con il nostro particular. Però non è ancora finito il nostro effetto generale. Allora, usiamo il secondo invece plugin, che si chiama Lux. O Lux, cavolo volete. Date sempre più effetti prefiniti, trap code, trovatevi fuori il Lux, Lux, e lo trascinate dentro. Ta-dam! Ecco qua, già fanno senza toccare niente, il default mi ha aperto, mi ha illuminato il punto luce. Il punto luce che può essere illuminato più di meno, io per fare quello di prima avevo messo intensità di 80 e una violina intorno, diciamo, di 10. E questo è già un risultato molto molto più. Quindi vi ricordate all'inizio che avevamo messo che a 7 secondi circa finiva la nostra animazione, no? Infatti, se vedete, 7 secondi si ferma i nostri punti luce per tutta la maschera e si vanno a esaurire anche le particelle. Allora andiamo al nostro testo di prima, lo riabilitiamo. Andiamo su trasformazione, opacità, diamo un keyframe al 0. Ci spostiamo verso la fine, finché vediamo che si sta fermando le nostre particelle, e lo riportiamo a 100. Per evitare un attacco troppo violento, vi consiglio di fare sul primo assistenza per un programma chiave, regolazione automatica dell'attacco perché si sta accendendo. Vediamo un po' cosa succede. Ecco fatto, abbiamo finito il nostro. Io spero di esservi stato utile e che questa serie di tutorial su After Effects vi sia di gradimento. Sono qui per i beginner, io ce ne sento, mi piacerebbe aiutare per quel poco che so la gente che come me all'inizio trova difficoltà a fare le cose abbastanza semplici. Questo a me all'inizio sembrava un casino esagerato, invece dopo vedete che è abbastanza semplice da fare. Divertitevi, domandate quello che volete. Vi ricordo di lasciare un like sulla mia pagina Facebook fateffetto.com e mettiamo una base di 100 like per il prossimo tutorial. Insomma, sono esagerati, ma per me sono tantissimi, quindi un lavoro ricompensato. Quindi al prossimo tutorial, spero a presto. Ciao a tutti, buonanotte, visto l'orario.